Oggi c'è il Future Game Show, ragazzi. Saints Row, dopo il lancio, purtroppo sembra che non sia piaciuto più di tanto, ma soprattutto poche ore fa c'è stata la Gamescom e quindi dobbiamo parlare di tutti quanti gli annunci che ci sono stati. Questo e altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che seguiranno questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, si è appena conclusa, poche ore fa l'abbiamo vista insieme in live su Twitch, la Gamescom 2022, il famoso appuntamento che si svolge a Colonia in Germania, oltretutto quest'anno in presenza e che nel mese di agosto raccoglie, insomma, tante realtà videoludiche che possono essere provate anche lì alla fiera, ma c'è anche un evento da seguire in live che è l'Opening Night Live, proprio del primo giorno. E quindi, insomma, l'abbiamo seguito in live e sono stati fatti tanti annunci. Vediamo quali sono e parliamone un po'. Gamescom 2022, tutti i giochi, trailer e gli annunci dell'Opening Night Live. La Gamescom si è aperta col botto, anzi con l'Opening Night Live, lo show condotto da Geoff Keighley ha senza dubbio soddisfatto le aspettative. Adesso ne parliamo. Ed ecco un rapido recap con tutti i giochi, trailer e gli annunci della serata. Ad aprire le danze è stato il reveal di Everywhere, l'ambizioso progetto dell'ex Rockstar Games Leslie Benzies, mostrato con un primo trailer e il periodo di uscita. Il gioco farà il proprio debutto nel corso del 2023, sebbene non sia ancora chiaro su quali piattaforme. E questa probabilmente è senza dubbio una delle cose più grosse dell'evento. Questo gioco ha, almeno sulla carta, il potenziale per essere una gran bomba e un possibile tipo rivale di GTA. Non so se ci rendiamo conto di che barra di livello stiamo tracciando, che poi vada così è un'altra questione. Comunque, di fatto è un po' così. Poi, Dune Awakening, il nuovo gioco di Funcom basato sulla celebre saga, che questo sarà un survival MMO. Praticamente, ragazzi, Conan Exiles con l'ambientazione di Dune, almeno da quello che ho capito io. E poi, The Callisto Protocol, un nuovo trailer del gameplay ancora più inquietante e spaventoso. E questo, vabbè ragazzi, è un gioco molto atteso, ne abbiamo parlato tante volte, io non vedo l'ora che esca. Ancora, così come è stato inquietante, il reveal di Dying Light 2 Bloody Tides. Dopodiché, De Botto, durante la presentazione, tutti sapevano che non ci sarebbe stata Sony. E quindi a un certo punto Geoff Keighley ha detto, vi piacciono i giochi Sony? Sì, eccetera, e noi tutti quanti a sgranare gli occhi, ma come? Quindi Sony farà un annuncio? Oh mio Dio, che figata! E ha annunciato il DualSense Edge. È praticamente il controller pro, il controller professionale per PS5 che consentirà di ottenere un'esperienza di gioco decisamente più precisa, reattiva e soprattutto personalizzata grazie alle diverse soluzioni di spessore. Ebbene sì, c'è stato il reveal. Però solo il reveal, non si sa niente, prezzo, uscita, nulla. L'hanno solo mostrato per la prima volta. È così. Lies of P è stato confermato al Day One su Xbox Game Pass, ma questo è un gioco, è il Souls-like, ambientato, diciamo, nella storia di Pinocchio, però veramente rivista in maniera pesantissima. Pure io, che non amo certo i Souls-like, come ben sapete, devo dire che l'ho ritenuto una gran bella presentazione di questo gioco, perché ha uno stile veramente fantastico. Poi, Hogwarts Legacy, un nuovo trailer del gameplay e tutto il fascino del Wizarding World, un brand che vanta milioni e milioni di fan in tutto il mondo. Effettivamente qui c'è stato un nuovo trailer che però non ha mostrato chissà che, ha mostrato elementi di storia e è stato quasi un'aggiuntina, uno scacchetto in più che era, non dico inutile, ma quasi. Molti si aspettavano di più, però insomma è quello che abbiamo avuto. Poi abbiamo visto Moving Out 2. Molto carino. Sonic Frontiers con data di uscita confermata, e questo lo sapete, ne abbiamo già parlato, sono un po' in dubbio, ma vedremo. Poi, New Tales of the Borderlands, l'avventura narrativa basata sul franchise di Gearbox Software. Questo io non ho riferimenti, ragazzi, perché non ho giocato quello... non ho giocato Tales of the Borderlands, quindi non vi so dire, però è il gioco, insomma, su base Telltale, ok? Cioè, su base proprio molto narrativa. È quel genere lì. Quindi è stato concesso un doveroso spazio a Return to Monkey Island con data di uscita e trailer, e oltretutto è piuttosto vicina. E questo è bene, ok? Ovviamente lo giocheremo insieme. Poi God Simulator è stato mostrato in video, sempre più folle, assolutamente, è stato veramente divertente. Il video sembra essere una cacciara di dimensioni colossali, ma proprio over the top dell'over the top.
una cosa impressionante. Poi Under the Waves, il nuovo gioco di Quantic Dream, e questo è un'avventura molto narrativa ambientata nelle profondità del mare, almeno da quello che mi ricordo dovrebbe essere quello lo scenario. Sembrerebbe essere un gioco molto carino. È stato anche annunciato Moonbreaker con trailer e data, il nuovo titolo dagli autori di Subnautica, fare il proprio debutto il 29 settembre in accesso anticipato su Steam. Però non c'entra niente con Subnautica, niente di niente, è una specie di gioco di wargame di miniature molto colorate e cartunoso, però messo in un videogioco e col sistema tattico di combattimento alla XCOM. Però devi costruire il tuo esercito proprio con le miniature, e le miniature le puoi dipingere. E questa è la cosa assurda. È veramente particolare, vi consiglio di andarla a vedere. Dopo l'annuncio di Stranded, Alien Dawn e Atlas Fallen, abbiamo visto nuovamente, sono due giochi che, vabbè, non si è capito molto, devo dire. Questo potrebbe essere un altro Souls-like. Stranded, Alien Dawn era solo un trailer barra teaser, non si è capito molto. C'è ovviamente il gameplay di Homeworld 3. Homeworld 3 è uno storico strategico per PC, ambientato nello spazio con tante navette, detriti, eccetera. Sono battaglie tattiche e strategiche spaziali. E le novità di Genshin Impact 3.0, vabbè, questo non credo abbia bisogno di presentazioni, ma anche il prossimo progetto di miHoYo, Honkai Star Rail, con un nuovo trailer, che però abbiamo avuto solo un trailer, diciamo, cinematic, niente di più, non si è mostrato niente del gioco, purtroppo, però bisognerebbe tenerlo d'occhio, secondo me. Sequenze di gameplay anche per Scars Above, e questo è un altro di quei titoli che bisogna comprendere un po' meglio, sono stati mostrati pochino finora. Sembra un action adventure in terza persona open world, ma potrei tranquillamente sbagliarmi. E poi High on Life, è stato mostrato una boss fight di questo gioco qua, e devo dire che il tono delle armi parlanti è stato fantastico. Se lo shooting e il gameplay di questo gioco lo fanno veramente bene, questo gioco potrebbe essere veramente tanto divertente. Poi The Expanse Telltale Series è stato presentato con un nuovo video, il nuovo gioco di Telltale, sì, questo però veramente di Telltale, ambientato nel mondo di The Expanse, la serie che però io non conosco affatto, quindi però il tipo di gioco dovreste già immaginarvelo. Subito prima di Killer Clowns from Outer Space, un film che io purtroppo non ho visto, c'è un sacco di gente in chat che ha sgranato gli occhi, e sì, hanno fatto il videogioco, però è il solito multiplayer 4 contro 1 o cose del genere. Dopodiché, trailer del gameplay di Gotham Knights, ha rivelato Harley Quinn, Dr. Freeze e Clayface fra i villain presenti nel gioco. Ormai, ragazzi, ne abbiamo visti tanti di questi video gameplay, ormai le idee preliminari su Gotham Knights ce le siamo fatte tutte, d'accordo? Io continuo a rimanere molto perplesso, però aspetterò di giocarlo. Dopodiché è stato presentato Weird Song, altro progetto veramente strano di cui si è visto soltanto un teaser, quindi non sappiamo proprio niente. È stato spazio anche per un'apparizione speciale di Hideo Kojima, che, come hanno detto questa cosa tutti immediatamente, oh mio Dio, come Hideo Kojima, che cosa dice, che cosa dice, che cosa dice? Ha annunciato il podcast Brain Structure in esclusiva su Spotify. Questo era l'annuncio di Kojima. E vabbè. Le fasi finali dello show sono state caratterizzate dal nuovo trailer di Warhammer 40.000 Darktide, e vabbè, questo abbiamo già visto, il trailer di Outlast Trials, gioco che mi convince pochissimo perché secondo me ci sta malissimo un multiplayer, diciamo, competitivo barra cooperativo con il brand di The Outlast, quello di Blacktail, altra incognita, e infine il nuovo reveal di Dead Island con data di uscita e sequenze di gameplay, che questa sarebbe stata il finale della notizia col botto. Molti erano piuttosto contenti di rivedere questo gioco, che è davvero over the top anche questo, però vabbè, si tratta sempre di Dead Island 2. Allora, il mio giudizio sull'evento, ragazzi, devo dirvi che è, diciamo, ok, no? Diciamo un 30% ok, 30% buono, 30% va bene, ok, 30% me, 10% proprio no. Cioè, è più o meno questa la suddivisione che ho deciso di fare, il che ci dà uno scenario di un evento che onestamente poteva andare meglio, però poteva andare anche peggio. E vi dico la verità, esattamente come vi ho detto a caldo quando abbiamo finito di vedere l'evento insieme, siamo stati qualche minuto a chiacchierare in live,
Diciamo che era esattamente come me l'aspettavo, sapete? Io non avevo grandi aspettative per questo Gamescom e ve l'ho detto già più volte in realtà. Ed è andata esattamente come mi immaginavo che sarebbe andata, cioè con un evento che tutto sommato è stato ok, perché parecchie cose sono state mostrate e c'erano delle novità interessanti, ma non c'era niente di così veramente pesantemente succoso da farti dire «Oh mio Dio, adesso mi porto a casa questa notizia che mi ha reso veramente felice e avremo modo di parlarne perché è stato fatto questo reveal importante». No. Se uno cercava le bombe atomiche, ovviamente questo evento è stato una totale delusione, perché non è che ce ne siano state particolarmente. Se non proprio il primo di inizio, ovvero il reveal di Everywhere, solo che Everywhere dobbiamo ancora vederlo. Di fatto è stato mostrato un teaser, qualche sprazzo proprio di gameplay infilato proprio così e non molto altro, ok? Quindi dobbiamo ancora farci un'idea. Di fatto com'è questo evento? È un evento ok, che ho visto con piacere, non ho riportato nessun particolare diciamo risvolto emozionale negativo o positivo, l'ho visto e l'ho presa come informazione, è stato piacevole passare del tempo insieme a voi e tant'è, non vi dovete immaginare che siccome non sto gioendo sia stato un brutto evento, ha avuto il suo perché. Comunque fatemi sapere come l'avete trovato voi, cosa ne pensate di questi annunci e beh, l'appuntamento è ragazzi oggi stesso con il Future Game Show, ma comunque di quello parleremo tra pochissimo. Molti sono i fan della serie di Saints Row e poche ore fa, di fatto, è stato rilasciato, c'è stato il reveal dell'ultimo Saints Row, ok? Una sorta di soft rebug, buongiorno, anche se, ecco sì, questa è proprio il classico lapsus freudiano, è una sorta di soft reboot della serie che è molto over the top, dovrebbe essere molto ironica, ispirata ed estremamente cacciarona. Solo che non pare sia piaciuto tanto. Saints Row tra bug e recensioni negative, i fan temono per il futuro del brand. Saints Row è disponibile dal 23 agosto 2022 su PC, Stadia e console PlayStation Xbox, ma la partenza per il reboot della serie firmata Volition non è stata esattamente delle migliori e molti fan temono adesso che il brand possa sparire dalle scene un'altra volta ancora. Abbiamo infatti visto che Saints Row non ha fatto impazzire la critica internazionale. Voglio fare un inciso, io ho visto svariate recensioni prima di fare le news. Vi dico solo qual era la recensione di IGN. IGN, ragazzi, gli ha messo 6. 6. Con recensione e valutazione altalenante, una media su Metacritic non proprio stellare. 64 per la versione PS5, nel momento in cui scriviamo, basata su 47 verdetti diversi. Diversi critici hanno puntato il dito non solo contro un gameplay datato, ma anche e soprattutto verso la presenza di bug e glitch che sembrano affliggere l'intera avventura. Queste ragioni, gli appassionati Saints Row si sono scatenati sui forum più popolari come Reddit, manifestando il proprio malcontento e preoccupazione sullo stato del gioco. Un utente ha dato vita a un grosso thread nel subreddit dedicato al titolo, che conta quasi un migliaio di repliche, sottolineando come i giocatori dovrebbero chiedere un miglior trattamento da Volition e che la tiepida accoglienza riservata all'opera potrebbe anche significare la fine della serie di Saints Row. Numerosi utenti condividono gli stessi pensieri dicendosi amareggiati per la tenuta tecnica del prodotto nonostante il grosso rinvio a cui è andato incontro in passato. Originariamente era previsto per il 25 febbraio 2022, sono passati 6 mesi all'incirca, su per giù, quindi metà anno e è stato consegnato in questo stato. Qualcuno si spinge ancora oltre dicendo che non sarebbe sorpreso di un'eventuale chiusura di Volition. Vabbè, queste sono stronzate. Vabbè, non solo le lamentele dei giocatori, comunque, vabbè, stronzate no, potrebbe anche essere, ma che ne sanno i giocatori? Le azioni di Embracer Group sono calate dopo le prime recensioni di Saints Row con perdite in borsa pari al 7%. In ogni caso, non è da escludere che nelle prossime settimane possano arrivare più patch correttivi in grado di risollevare la situazione tecnica dell'opera, rendendola così molto più stabile e godibile per tutti. Il punto è, ragazzi, allora, io questo gioco non l'ho provato, perciò sto parlando soltanto per quello che ho letto io, quindi prendete quello che vi dico con le pinze, come è normale che sia, dato che il gioco non l'ho giocato. Però devo dire che, ragazzi, tutte le recensioni che ho visto, da quelle delle testate più grandi a quelle di content creator medi o anche un po' più piccolini, sono sostanzialmente unanimi nel dire che questo videogioco è blando e molto cringe. Cioè, hanno tentato di creare dell'ironia che non fa ridere e hanno creato un gioco che non è divertente perché semplicemente è stato pensato male, di fatto.
Non è che sia tutto quanto brutto il gioco, perché tutto sommato ci sono tante cose da fare, però la realtà temo che sia che hanno fatto prendere una piega a questo gioco che è veramente troppo hip, moderna, yeah yeah, ed è risultata cringe, molto diversa dal brand storico e molto diversa da quello che poteva essere i Saints di una volta. Questi quattro ragazzetti sgallettati a quanto pare non tengono botta. Devo dire che la cosa non mi meraviglia affatto, perché fin dal trailer qualcuno si è lamentato. Mi ricordo che Volition disse: se non vi piace il gioco non compratelo, praticamente non rompete i coglioni. Il che da un lato lo capisco anche, però poi ti prendi la responsabilità di tutte le modifiche che fai, e se il gioco fa cagare ti torna indietro tutto con un boomerang al doppio della velocità con un carico da 15 kg, perché è quello che ti meriti se fai un gioco ridotto in questo stato. Ora, io non conoscendo tanto bene il brand di Saints Row mi limito a dire questo, però una cosa la voglio dire, tutti stanno riportando una presenza enorme di bug e glitch, a volte che rompono le missioni. E su questo, mi dispiace, non ci sono cazzi che tengano. Chi pubblica un gioco mezzo rotto deve vergognarsi. Non è accettabile pubblicare un gioco in questo stato. Chiunque sia, in qualunque circostanza, indipendentemente da quanto il gioco è grande, che sia sviluppato da 15.000 persone o da una persona in uno scantinato, qualunque gioco entri sul mercato e chieda dei soldi a degli utenti, che siano 80 euro oppure 75 centesimi su Steam per un gioco fatto nello scantinato da qualcuno, non importa, il concetto è sempre quello di offrire un prodotto che deve funzionare adeguatamente. È proprio un discorso di rispetto del cliente e di rispetto di chi sta acquistando un tuo prodotto dandoti da mangiare. Maledizione! Questa è una cosa che onestamente non riesco a tollerare. Anche lato giocatori viene tollerata un po' troppo, specie dai fan della saga che chiudono gli occhi proprio così, no? Le fette di prosciutto davanti agli occhi quando si tratta di un gioco che ha mille problemi tecnici, no? Ogni riferimento ad altre cose è puramente casuale. Quindi, a quanto pare, ragazzi, questo Saints Row è partito veramente male. Le patch tecniche successive potranno anche risolvere il problema dei bug e dei glitch, però purtroppo sto sentendo da tantissimi che semplicemente questo gioco non è divertente. E quando la situazione è questa qui, io ho come l'impressione che non ci siano cazzi che tengano. Vuol dire che questo gioco ha fatto un gran flop. Io mi auguro per il gioco che non sia così, perché io mi auguro sempre che un gioco sia divertente, ma a quanto pare avevano ragione quelli che criticavano la virata giovanile e imbecille dei nuovi Saints. Già, dico per sentito dire, però insomma, i numeri, per così dire, parlano abbastanza chiaro. Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi, pronti? Death Stranding gratis su Game Pass, il Colossal di Kojima in consegna speciale su PC. Canali social Team Xbox non potevano esimersi a ricordare che Death Stranding è disponibile da oggi nel catalogo di videogiochi fruibili gratis dagli abbonati del PC Game Pass. Questa è una cosa che vi dico semplicemente per informazione, ragazzi, perché ne abbiamo assolutamente parlato, non serve che ci rientriamo, ve la do proprio come cronaca, ok? Ne abbiamo parlato tanto, abbiamo visto anche gli indizi che c'erano, poi c'è stato il reveal ufficiale, ragazzi, su Game Pass PC è disponibile Death Stranding, quindi chiunque ce l'abbia lo può andare a giocare se non ha mai avuto l'occasione di provarlo. Io vi confermo che io l'ho apprezzato molto il gioco, però quasi miracolosamente, perché aveva tutte le caratteristiche per non piacermi, ok? Non è un gioco per tutti, quindi provatelo nel giusto mood, d'accordo? Dopodiché, PlayStation VR esce a fine febbraio o inizio marzo, per un rumor. Sappiamo che PlayStation VR 2 uscirà nel 2023, Sony non ha svelato la data di lancio limitandosi a dichiarare che il visore per PlayStation 5 sarà disponibile all'inizio del prossimo anno, ma c'è chi sembra sapere qualcosa in più. Canale YouTube PSVR 2 Without Parole, proprio fatto apposta, fa sapere che il visore per PlayStation 5 arriverà indicativamente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Un lancio quindi previsto per l'autunno, comunque entro l'anno fiscale in corso che terminerà il 31 marzo 2023. Al momento nessuna conferma da parte di Sony, che ha dichiarato, come detto, che
insomma, inizio 2023 e basta. Con ogni probabilità ne sapremo di più durante lo State of Play di settembre, anche se non è un evento confermato da Sony, ma molti insider si dicono assolutamente certi che un nuovo showcase sia previsto per l'inizio del prossimo mese, e ne abbiamo già parlato. Ragazzi, anche su questo non c'è moltissimo da dire, e normalmente le metterei nelle news principali, ma questo è pari pari una cosa che abbiamo detto un po' di tempo fa. È semplicemente un rinnovo di rumor che sono uguali a quelli di cui avevamo già discusso. Io speravo tanto che il PSVR arrivasse entro il 2022 per le vacanze natalizie, l'avrei ritenuta anche una buona mossa commerciale, ma a quanto pare non ce l'hanno fatta, perciò sarà 2023. Il fatto che dovrebbe arrivare tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo è una cosa, come vi ho detto, che abbiamo già sentito, ed è l'ennesima volta che ne sento parlare, quindi io credo che i piani siano più o meno quelli, d'accordo? Però vi ricordo che anche presi per buoni, questi rumor potrebbero anche cambiare i piani in senso originali dell'azienda, perciò non si può mai sapere. Dopodiché, in arrivo un nuovo Nintendo Treehouse, ecco, date giochi dell'evento. Con attenzione community rivolta a Colonia per l'imminente partenza da Gamescom 2022, questo articolo è stato fatto prima della Gamescom, c'è un nuovo evento Treehouse di Nintendo con tante scene di gameplay e approfondimenti su titoli in uscita su Switch. D'accordo, un nuovo appuntamento mediatico interamente dedicato a Splatoon 3 e Arvestella. E avremo modo di immergerci nelle atmosfere del prossimo capitolo, sparatutto competitivo di Nintendo IPD, per poi familiarizzare con i contenuti della nuova avventura ruolistica di Square Enix intrisa di elementi sim life. Alle 18.30 italiani giovedì 25 agosto, ragazzi, quindi se siete interessati è domani. D'accordo? Quindi segnatevelo che questo è, diciamo, un evento in più. Non lo seguiremo insieme, ragazzi, però se siete interessati a questi titoli, sappiate che c'è questo evento, magari lo tratteremo un po' nelle news. E infine, però, questa ve la devo dire invece assolutamente, Future Game Show 2022, ecco qua, sì, mercoledì 24 agosto, quindi questa sera, l'evento prenderà il via alle ore 20, ma noi andremo in live un po' prima, perciò mi raccomando, seguitemi su Twitch e ci vediamo questa sera, sempre appunto sul canale Twitch, alle 20, ma un po' prima, probabilmente più alle 7.40, 7.45, per vedere insieme l'evento. Ora, è un evento tra virgolette minore, però cosa possiamo aspettarci? Hanno promesso anteprime assolute, annunci esclusivi, stealth drops, interviste agli sviluppatori molto alto, garantendo inoltre la presenza di ben 50 giochi per PS5, PS4, Series X, Xbox One, Switch e PC di publisher come Team 17, 505 Games, Prime Matter e Ravenscourt. La carne a cuoce dunque non mancherà affatto. E oltretutto vi devo dire questo, il Future Game Show che abbiamo visto a giugno, perché ce n'è stato un altro in realtà, questo è il secondo, è stato veramente figo. Nel senso che è stato una mitragliatrice di giochi un po' più piccolini, ma non ce n'è stato uno brutto, cioè che mi ha proprio fatto dire ma questo proprio no. Forse uno di tutti quelli che venivano presentati a mitraglietta proprio. E se rifanno la stessa cosa sarà un evento che varrà assolutamente la pena di essere visto. Perciò, ragazzi, mi raccomando, appuntamento a questa sera e ci vediamo in live. Bene gente, direi che è tutto per questa puntata, grazie mille per averla vista, noi ci vediamo alla prossima e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. A proposito, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming o il link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che escono, come sapete, ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani, ragazzi.